Allora, domani siamo molto felici di riaprire i battenti del Museo Nazionale d'Arte Contemporanea e di Architettura Contemporanea. E riapriamo con gradualità, con prudenza, perché il danno è stato molto ingente, molto pesante per noi in questi mesi e immaginiamo che lo sarà ancora, perché non torniamo a una situazione di normalità, diciamo pre-Covid in 448. Quindi abbiamo deciso di riaprire con questa mostra, con la mostra su Gio Ponti, e abbiamo deciso di farlo per tanti motivi. Innanzitutto perché Gio Ponti è un architetto, un grande architetto visionario che, come recita il titolo del suo libro, amava l'architettura, ma che un secolo fa, questa mostra l'abbiamo fatta proprio dedicandolo all'anniversario della sua nascita, già aveva tematizzato tutti i temi che oggi sono veramente attuali e sono sui tavoli dei decisori pubblici: la pianificazione urbanistica, la sostenibilità, la struttura e l'uso dei materiali, il riciclo, la leggerezza delle strutture. Insomma, abbiamo onorato un grande architetto che ci ha fatto pensare che secondo me sarà ancora molto importante per tutto il ripensamento necessario, nella direzione, come dire, della sostenibilità sociale e ambientale del futuro. Quindi riapriamo con Gio Ponti venerdì, domani siamo molto, insomma, anche emozionati di questa cosa. Confesso che aver tenuto chiuso questo grande edificio per questi mesi è stata, insomma, un dolore, una sofferenza per tutti noi che ci lavoriamo, anche se noi abbiamo trasformato il Maxi in un broadcaster. Pochi giorni dopo il lockdown ci siamo un po' chieste, mi viene da dirlo al femminile perché il grande del team del Maxi sono ragazze e soprattutto il team digitale è tutto fatto di ragazze bravissime. E ci siamo chieste come essere utili, come aiutare, come dare un contributo in questa fase così difficile, e abbiamo pensato che potevamo produrre. Quindi non solo mettere sui nostri social, diciamo, i film, tutto il materiale visivo che ovviamente avevamo a disposizione, ma di fare proprio delle produzioni ad hoc per questa fase. Così sono stati 3 mesi di apprendistato, come broadcaster. Abbiamo prodotto, credo, 150 pillole che abbiamo messo su tutti i nostri social, abbiamo fatto anche degli streaming in diretta e il risultato è stato davvero incredibile. Per venire incontro al nostro pubblico, che naturalmente speriamo di vedere numeroso nelle nostre sale nei prossimi giorni, però abbiamo voluto anche fare un altro gesto. Ci abbiamo messo un biglietto, molto scontato, sono 5 euro, che può essere acquistato da oggi al 31 di maggio e che varrà per tutto il 2020. Quindi, come dire, è un sostegno all'istituzione, alla partecipazione al nostro lavoro creativo e alla nostra offerta culturale, che però può essere poi speso anche nei prossimi mesi. L'altra attenzione, direi l'altra ossessione che abbiamo in questi giorni, in queste settimane, è proprio invece il rafforzamento della nostra dimensione sociale. Che cosa significa questo? Significa, intanto abbiamo già riaperto la biblioteca del Maxi, che è una biblioteca frequentatissima da ragazzi universitari che studiano e che vengono qui venivano qui numerosi, ma che sono già tornati, e quindi noi, sempre garantendo sicurezza, distanziamento fisico, sanificazione, tutto quello che c'è da garantire, però ci piace proprio offrire questo spazio e, se le norme ce lo consentiranno, sviluppare molto di più una progettualità che già abbiamo fatto in tutti questi anni, cioè i campus estivi per i ragazzi, per i piccoli. Insomma, vorremmo sicuramente che nei prossimi mesi e nel tutto il 2020 il Maxi fosse percepito come un luogo dei giovani, dei ragazzi, dei piccoli, dei teens, degli adolescenti e naturalmente dei ragazzi che studiano alle università e che hanno qui un luogo dove venire. Diamo a tutti un appuntamento, sia a quelli che vorranno venire
che a quelli che ancora ritengono legittimamente di insomma, avere altre priorità in questo momento. E l'appuntamento è il 18 di giugno con un festival che sarà un po' un ponte tra il nostro progetto digitale che ci ha accompagnato nei mesi del lockdown e la riapertura definitiva. Il festival sarà un festival online e in presenza tutto il giorno ed è un festival che abbiamo deciso di costruire e promuovere per il nostro decennale. È una festa per il Maxi. Questo 2020 per noi era ed è un anno importante perché era l'anno del decennale del Maxi, quindi anche le mostre che ovviamente sono slittate e che vedremo a fine del 20 e tutto il 21 sono mostre importanti per noi e con questo festival online e in presenza racconteremo e dialogheremo con artisti, con architetti, con direttori dei più grandi musei del mondo, ci hanno già dato l'adesione dal Palais de Tokyo al Vaubourg, alla Tate, insomma tantissimi, per riflettere insieme a loro e con loro sulle la funzione sociale, critica, di ricerca, di visione che queste istituzioni devono avere in futuro. Perché io sono convinta che attraverso lo sguardo, l'intuizione, come dire, il bagliore, il lampo degli artisti, possiamo spesso parlare e immaginare dei futuri, parlare di e immaginare dei futuri diversi di cui oggi abbiamo molto bisogno.